Ciao Sweeters, sono tornata con un nuovo video e devo fare un grande respiro perché sto per dire una cosa che mi fa male al cuore, ovvero quest'anno sono in quinta superiore. Non commentiamo per favore perché mi viene già l'ansia dell'esame, della maturità, io non so come farò, però me la caverò perché l'hanno fatta tutti e questa è l'unica cosa che mi fa pensare che riuscirò a farla anch'io. In questo video cercherò di darvi i miei consigli per riuscire ad affrontare l'anno scolastico al meglio. E in generale penso che questi consigli riguardino lo studio, non necessariamente la scuola, quindi possono essere usati anche da chi fa l'università. Allora, una delle cose che a me aiuta in assoluto di più veramente, soprattutto per il ritorno a scuola, quindi per essere un pochino più motivata, è avere tutti i prodotti di cancelleria e cartoleria colorati o comunque che mi piacciono. Ad esempio l'astuccio nuovo carino, non necessariamente nuovo, comunque un astuccio che mi piace, un diario o un'agenda. Quest'anno ho deciso di prendere un'agenda che è l'agenda di Kate Spade, e dato che comunque la mia scuola è una scuola più che altro teorica e quindi non devo scrivere tanti esercizi. L'anno scorso il diario della Comics che avevo, no, è la diario di... non mi ricordo che diario avessi, comunque l'anno scorso era uno di quei giornalieri, io non ci scrivevo niente, allora ho pensato di prendere un'agenda in cui scrivere sia le cose di YouTube che quelle della scuola. Un'agenda con un diario che vi piace, colorato, io ho tantissime penne colorate, alcune cancellabili perché io sbaglio, faccio molti errori spesso. Quindi, per quanto possa sembrare banale, avere tutte le penne colorate, i post-it, i vari quadernetti dei colori che vi piacciono è importante perché insomma vi dà un po' di carica in più per iniziare la scuola. Secondo consiglio che invece riguarda più lo studio delle materie, diciamo che ritengo sia molto 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 importante capire che bisogna studiare da subito. Io so benissimo che le prime 2 settimane di scuola non si è ancora entrati nella routine, non si ha ancora la voglia di studiare, però se si vengono fatte anche solo 3 pagine, almeno dare una letta agli appunti che si è preso aiuta moltissimo perché così arriverete al compito in classe non pieni di cose che non avete neanche mai sentito praticamente a parte quando le avete fatte a scuola. Quindi sì, consiglio praticamente avvantaggiarsi, che riguarda sia l'inizio della scuola, che forse è molto più importante, ma comunque durante tutto l'anno è una cosa fondamentale, così non verrete presi dall'ansia, cosa che a me succede molto spesso. Tip numero 3 è studiare in un luogo ordinato, in un luogo che vi piace, in cui vi trovate a vostro agio, silenzioso se preferite il silenzio, con la musica, chi, ognuno ha i suoi modi. Io personalmente preferisco molto di più studiare in un luogo completamente silenzioso, in cui non c'è veramente un rumore, un suono, perché se no mi decongentro molto facilmente. Perché quando il luogo in cui studiate, comunque il luogo che vi circonda, è ordinato, di conseguenza anche la vostra mente è più ordinata e più rilassata, cosa che credetemi per me è fondamentale. Io prima di iniziare a studiare metto a posto la scrivania, quando finisco la rimetto a posto se magari ho insomma tirato fuori fogli, appunti, eccetera, e riesco ad avere bene tutto sotto controllo, diciamo, quindi è una cosa molto importante secondo me, quindi provate a metterla in pratica. Quarto punto, che penso valga per tutti, però non è una cosa così scontata, è vestirmi comoda. Quando studio, ma comunque quando vado a scuola in generale, devo essere vestita comoda. Io sono molto rigida su questo punto, per me è indispensabile essere comodi e si può essere comodi e carini nello stesso tempo, non bisogna necessariamente sembrare dei barboni in tuta, cosa che, come succede spesso, perché non lo so, bisogna essere confortevoli, riuscire a incrociare le gambe, mettersi nelle posizioni che si vuole con i jeans, non si riesce mai. Quindi mi raccomando, vestiti comodi, così sarete più a vostro agio. E poi c'è chi sta molto comodo con i jeans, per carità. Anche io metto quelli larghi per andare a scuola, quelli vanno addio. Poi non lo so, dipende dalle persone, però questo è un mio consiglio che insomma volevo condividere con voi. Ultimo punto che riguarda sempre più che altro lo studio e prendere appunti, eccetera, è utilizzare evidenziatori e schemi. Ognuno ha il suo metodo di studio, però questa trovo che sia una cosa abbastanza comune in tutti. Utilizzare penne colorate, evidenziatori, sottolineare per le parole importanti e le parole chiave, perché secondo me è veramente importante nel momento in cui voi aprite il quaderno, il libro, notare quelle che sono le cose più importanti e quindi vi cade subito l'occhio. Io, ad esempio, sono una che preferisce fare i riassunti, quindi testi, cioè veri e propri testi senza frecce né niente, però sottolineo moltissimo, faccio ondine, cerchietti e cose varie, ed è una cosa che mi ha aiutato molto. Ho iniziato a fare, devo dire la verità, dalla seconda superiore, o comunque dall'inizio delle superiori. Alle medie non ero così tanto attenta, però no, dalle superiori secondo me è molto importante, quindi anche quest'anno che sarò in quinta fare i riassuntini per poi riuscire magari a unirli a fine anno per la maturità, quindi avere un po' tutto sotto controllo e tutto sotto mano, tutto il programma. Sarà molto importante. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e vi ricordo di seguirmi su tutti i social, di cui vi lascio sempre i link qui sotto. Auguro a tutti un bellissimo ritorno a scuola, per quanto un ritorno a scuola possa essere bellissimo. Vi mando un grandissimo bacino e ci vediamo al prossimo video.